Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi un video molto importante perché, come molti di voi sapranno, ma sono sicuro che magari qualcuno ancora si era perso questa notizia, il competitive, quindi la stagione competitiva di FIFA è finita, terminata definitivamente a causa purtroppo dell'emergenza Covid. Dunque, EA ha deciso di sospendere quelli che erano i tornei rimanenti, prendendo tutta una serie di provvedimenti che adesso andiamo a vedere insieme, perché vedete a schermo, insomma, quella che è la schermata proprio degli update rilasciati qualche giorno fa. Ho aspettato un po' per fare questo video perché neanche un motivo troppo generico, ho avuto un po' da fare, però adesso è arrivato il momento. Dunque, andiamo ad analizzare tutta la situazione. Quindi, come possiamo andare a leggere? Il comunicato dice: oggi eSports FIFA eSports Team è insomma emozionato di andare a condividere quelli che sono i piani su come le competizioni di FIFA 20 continueranno durante questo periodo e cresceranno e appunto muteranno. Infatti, durante gli ultimi mesi abbiamo visto e siamo stati impressionati dal grande numero di tornei di esibizione che ci sono stati durante questi tempi unici in giro per il mondo. E abbiamo visto un sacco di tornei molto, molto emozionanti, creati dalla community, con anche scopi di beneficenza. Infatti, insomma, avete visto quanti tornei sono stati organizzati. Abbiamo poi assistito al torneo molto intrattenitivo, quello tra le nazionali, ovvero la eNations Cup Stay and Play, che era una serie di amichevoli, e siamo anche rimasti molto sorpresi dal grande supporto della Stay and Play Cup, con più di 100 paesi in giro per il mondo coinvolti. Sulla base di questo successo e ritornando a focalizzarci su quelli che sono i giocatori più forti di FIFA 20, stiamo andando ad aggiungere nu una nuova competizione che andrà a sostituire gli eventi preesistenti e farà sì che avremo un ritorno a quello che è il calcio domestico. Quindi a luglio e agosto siamo felici di annunciare che ci sarà insomma la produzione di tornei online, con particolare attenzione a quelli che sono i giocatori top tier di quest'anno, in maniera tale che i tornei potranno anche essere seguiti dai fan e dai viewers in giro per il mondo. Quindi EA farà sì che ci sarà la EA Sports FIFA 20 Summer Cup Series, ovvero una serie di tornei online regionali che vedranno i top player di ognuna delle 6 regioni invitati competere in tornei che avranno luogo dal 17 luglio al 9 agosto, in maniera tale da poter eleggere quelli che sono i campioni regionali di FIFA 20. I tornei ovviamente saranno streamati su Twitch TV e eSports FIFA. Le regioni che saranno appunto chiamate a giocare saranno Europa, Nord America, Sud America, Asia, Oceania e Middle East Africa, quindi insomma Africa dell'Est. E i migliori giocatori di entrambe le piattaforme, basate su quello che è appunto il global ranking che dopo andremo a vedere, saranno invitati a competere nella Summer Cup Series, che verrà giocata in maniera esclusiva su PlayStation e avrà un prize pool di 228.000 dollari. L'European Summer Cup avrà 24 competitors invitati e 78.000 dollari di prize pool. Le altre 5 regioni invece avranno 8 competitors invitati e 30.000 in prize pool. Ulteriori dettagli verranno annunciati subito. Qui un primo dubbio mi sorge spontaneo perché parla di top giocatori sia di Xbox che di Play, ma il torneo è esclusivamente giocato su PS4, quindi in qualche modo costringe i giocatori Xbox a procurarsi ovviamente una Play. E soprattutto mi viene un dubbio: ovviamente andrete a dare gli account sbloccati, perché come puoi chiedere a un giocatore adesso di creare in un mese una squadra per poter andare a competere con chi ha giocato su PS per un anno? Quindi questo è un punto che dovrà essere chiarito. Poi continua il discorso dicendo che molti dei campionati maggiori come Bundesliga, Liga, Ligue 1, MLS, eccetera, riprenderanno quelli che sono i loro eventi eSports, ma sotto un formato rivisitato nelle prossime settimane. Ovviamente ulteriori informazioni saranno trovate sui rispettivi siti delle differenti nazioni. In più i giocatori saranno, i fan potranno assistere all'emozione della UEFA Champions League attraverso la eChampions League, che diventerà un torneo online invitational, quindi ad invito, che si terrà a metà agosto, quindi praticamente a Ferragosto, e seguirà lo stesso formato della Summer Series. Sarà appunto un invitational che metterà insieme quelli che sono i migliori giocatori europei degli ultimi 3 anni di FIFA competitivo. Quindi anche qui un'ulteriore ambiguità, perché sappiamo che la Champions League è un torneo esclusivo di Play, ma qui parli di migliori giocatori europei. Quindi cosa fai? I giocatori di Xbox ancora una volta li porti su Play, o qui ti vai a chiamare solamente migliori giocatori
giocatori di play, quindi ci sarebbe anche la possibilità per il nostro buon Danny Wolf di rientrare a giocare questo torneo. Never knows, dobbiamo vedere un po' come evolve il tutto. Con queste insomma addizioni in testa, abbiamo anche preso la decisione di non procedere con quella che è la FUT Champions Cup 6, la FIFA Nations Cup, i playoff e il mondiale ovviamente, visto che la nostra priorità è quella che è la salute dei competitors e dello staff. Il global ranking che considereremo definitivo è quello del 3 marzo 2020 e andremo a distribuire $200,000 in prize pool a tutti coloro che erano qualificati alla FUT Champions Cup Stage 6, quindi tutti quanti hanno preso $3,125 i qualificati a questo torneo, e poi verranno divisi $700,000 in prize pool tra i migliori 100 giocatori del ranking. Questo non vuol dire che tutti quanti prenderemo $7,000, anzi viene fatta una proporzione tra quella che è la fetta totale dei pro points che ci sono su una console e i pro points che il giocatore ha guadagnato. In base a questa proporzione si ricava quella cifra che insomma il giocatore ha guadagnato, e io lo trovo ovviamente una cosa giustissima, anche se non avrei distribuito i soldi tra i top 100 ma tra i top 64, che erano coloro che avevano insomma poi diritto a giocarsi playoff e dunque sono quelli che in qualche modo sono stati intaccati da questa situazione, perché non hanno fatto l'evento e hanno perso la possibilità di poter magari accedere al mondiale. Gli altri giocatori insomma che erano al di sotto non è che avrebbero partecipato a tornei, quindi io i soldi li avrei divisi tra i primi 64 e non tra i primi 100. Però hanno preso questa decisione, ovviamente già secondo me hanno fatto veramente una grande cosa, perché non mi aspettavo una decisione in questo senso, quindi comunque GG a EA lato eSports per come è stata gestita questa situazione. E insomma poi spiegano che non hanno proceduto a fare questi tornei online perché insomma si sarebbero introdotte numerose discrepanze tra squadre, server, ping, connessioni, eccetera eccetera, quindi decisione migliore questa qui, visto che comunque il loro focus, come dicono, è quello di andare a promuovere tornei dal vivo. Quindi secondo me le decisioni che sono state prese sono tutte quante corrette, tranne quella della divisione tra i top 100 e non tra i top 64. Andando a invece analizzare quello che invece è stata la mia stagione competitiva, guardandomi alle spalle vi dico che è stato sicuramente un anno emozionante, che insomma ha visto anche il passaggio di Camiseta dai Makers, con i quali ho giocato il mondiale per club, arrivando tra i top 16 e perdendo solamente contro i campioni con un episodio super dubbio, ancora me lo sogno la notte. Sono passato poi agli Exceed, quando ero ancora in maglia Makers avevo anche guadagnato quella che era la possibilità di andarmi a giocare il torneo di Coverciano per rappresentare l'Italia. Quindi dal punto di vista personale, dopo l'anno deludente di FIFA 19, è stata sicuramente una stagione che sento positiva, ma all'interno della quale avrei voluto e so che avrei potuto fare di più. Quindi sicuramente quello che è l'obiettivo per l'anno prossimo è di cercare di ripetersi a questi livelli, cercare di riconfermare la partecipazione al mondiale per club anche con questo nuovo team, con il buon Danny al mio fianco, il buon Olli a darci randellate nei reni da dietro a cocciarci. E quindi passando poi sulla schermata di FIFA GG del ranking, vi ho messo quella che è la schermata del ranking italiano. Trovate Crazy, Principe e Gabri su PS, che sono insomma i tre top player dell'anno, con Crazy che addirittura chiude primo al mondo su PS. In 52esima posizione al mondo ci sono io, primo italiano su Xbox, seguito dal buon Godmod che ha fatto una stagione pazzesca quest'anno e che sicuramente è uno da osservare, un one to watch per il futuro, perché Alessio è veramente un giocatore clamoroso e che probabilmente avrebbe meritato anche di starmi sopra nel ranking, visto che lui ha partecipato a due tornei mentre io solamente ad uno. Poi insomma troviamo comunque in top 100 il buon Spongi, Caccia, Enzo Marti, Figurigno che era qualificato a Bucarest, quindi comunque si è portato a casa una buona fetta di montepremi, e il buon Zorello in 101esima posizione, un po' unlucky, quindi non rientra tra i top 100 ma comunque si porta a casa i $3,000 della qualifica a Bucarest. Quindi raga, poi insomma scorrendo senza andare poi a guardarli tutti, troviamo Montaxer, sempre degli Exceed, Margamat, Obrun e Montaxer, come anche Margamat, sono tre giovani che per l'anno prossimo insomma state attenti perché sentirete parlare di loro. Il buon Fabulous, Dani Pitbull, Giovi, Dagnolf, Solar, Denuzzo, insomma Cosimo, questa è tutta la classifica. Se volete vederla basta digitare fifa.gg Italy e trovate tutti gli italiani. Se invece volete vedere il ranking generico basta fare così: questo è il ranking di Play, questo è il ranking di Xbox.
Quindi, raga, che dire, questo è il recap della stagione competitiva di FIFA 20. Vi ripeto, una stagione emozionante che lascia un po' di amaro in bocca per il fatto di essere terminata in anticipo senza la possibilità di appunto andarsi a giocare quelli che erano gli ultimi tornei, ma è andata così, ce lo portiamo a casa e pensiamo all'anno prossimo. Io vi ringrazio per la visione, vi saluto, vi do appuntamento su Twitch e nulla, raga. Peace.